Il sindaco di Vicenza, Francesco Montungo, l'assessore allo sport, Matteo Cangio, il responsabile del settore giovanile della Vicenza, Michele Nicolin, e la signora Federica Cappellini, moglie di Paolo Rossi, e il nostro delegato della di Gigi Provinciale, Marco Francesco. Lascerei direttamente la parola al sindaco di Vicenza, Francesco Lucco. Buonasera, buon pomeriggio, benvenuti a tutti i ragazzini, i genitori, le famiglie, i dirigenti sportivi, alle società. Siamo contenti di aver potuto aiutare l'organizzazione, sostenere l'organizzazione di questo evento, il Mondialitto, un appuntamento che ritorna dopo una pausa forzata e devo dire che torna in una giornata importante, il compleanno di Paolo Rossi, a cui farei un applauso. Qui con noi c'è la nostra Federica che dopo farà un intervento di saluto. Abbiamo questa mattina inaugurato Largo Paolo Rossi, dopo faremo un salto tutti per una foto ricordo, perché oggi abbiamo dato vita a una nuova piazza in città. Quindi grazie Paolo per tutto quello che hai dato alla nostra città, da cittadino ma anche da sportivo, e non solo alla nostra città. Lascio la parola al nostro papà, per ragioni anche di cortesia. Lato a lui intitolato, è stata una fatalità che ci sia che Sport Vicentino, che ringrazio tantissimo insieme a Beppe San Marco, Laura Anni, hanno organizzato questo fantastico evento, ma cadeva proprio nel compleanno, nel giorno del compleanno di Paolo Rossi, e quindi è stato veramente fantastico. Tra l'altro i mondiali dell'82 abbiamo fatto una grandissima vittoria e oggi si riprende questo mondialito, e penso che nell'involontarietà da parte di tutti di riuscire a fare questo evento, qualcuno lassù magari un tocco ce l'abbia dato. Quindi un grazie anche a tutti i dirigenti, a chi ha permesso che questa manifestazione venga fatta, e complimenti a tutti i bambini, perché da qua siete veramente uno spettacolo. Buona serata, grazie a tutti. Parola a Michele Nicolini, responsabile della Nerosa Vicenza. Buonasera a tutti, anch'io sarò velocissimo, io non ho gran titolo per parlare di Paolo Rossi, però vi posso dire che
con Paolo ho passato 3 anni di confronto fantastici, perché Paolo era dentro alla Lombardia e quando mi confrontavo telefonicamente o di persona con lui portava i valori veri dello sport, i valori del divertimento e del sorriso. Ecco ragazzi, attenzione un attimo, quel sorriso che avete oggi, quell'espressione di divertimento, portatela per tutto il torneo. E agli adulti dico questo: lasciate il sorriso ai ragazzi e non li stressate durante questa manifestazione, che sorridano sempre e che si divertano. Ma il grandissimo vero applauso, oltre che alle istituzioni e a Federica, lo dovete, alle istituzioni intervengo anche per la federazione, lo dovete fare al gruppo di lavoro che ha messo insieme più di 1000 persone tra genitori e bambini. E mi riferisco a tutte queste persone qua che non nomino perché rischio di dimenticarne qualcuno, ma ci sono dietro a questi eventi ci sono dei sacrifici enormi per far sorridere i vostri bambini. Ecco, loro meritano un più grande applauso. Buona serata a tutti. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Vi porto, sì, allora vi porto i saluti della delegazione di Vicenza e del nostro vicepresidente vicario Padre Pittore. Mi accomuno agli auguri a Paolo, il nostro compianto campione. Però vedere questi bambini qui negli spalti oggi è un immenso piacere. È un immenso piacere vedere anche però voi genitori che seguite i vostri figli, che supportate i vostri figli. Per cortesia continuate a farlo, continuate a portarli sui campi di gioco e continuate soprattutto a far sì che loro si divertano, perché il calcio è divertimento. Buon pomeriggio ragazzi! Grazie ancora! Ora chiameremo i ragazzi in ordine di girone a partire dal girone A. I genitori li preghiamo di rimanere in tribuna e di raggiungerci successivamente quando usciremo dal campo, dal torpone giallo laggiù, per andare al campo sul campo con loro. Dopo la foto di rito e due parole di saluto inizieremo la sfilata verso il centro storico. Adesso chiederei i dirigenti di darci un mano per portare i ragazzi in campo a partire dal Qatar. Cominciamo ragazzi, forza! Qatar, Ecuador, Consigliata Bernardo nel nome di Lopez, Presidente di Vicenza, che ci ha onorato della presenza e che invitiamo i ragazzi a mettersi in testa la serata e accompagnarla. Grazie ancora all'Orchestra di Vicenza, siamo pronti. Inghilterra. Thank you.
Australia. Ragazzi!